Ad ogni nuovo indumento che strappano, si fermano. Aspettano. Chiedono. Minacciano. Picchiano. Mi difendo, ma mi attirano nuovi schiaffi ed insulti. Mi trascinano per i capelli in un mulinello furioso. Mi vergogno. Mi deridono. Con tre strappi improvvisi mi tolgono tutta la biancheria. Di scorcio vedo nudo questo mio brutto corpo che ho sempre tanto odiato. Il seno esuberante, il fianco troppo massiccio. Io così vedo tanti occhi protendersi, trafiggermi, scintillare di sensualità, sghignazzano, deridono, insultano. Le donne ridono allegramente, le braccia conserte per nascondere il seno, la testa curva per non veder nessuno. Chiudo gli occhi, prego. Mi palpeggiano e commentano la solidità della mia carne. Una vacca al mercato è più rispettata. Ma Dio è qui e lo sento. Mi ammanta di purezza. Mi veste di bianco come quando bambina mi avviai alla prima comunione. Ora non ho più il capo piegato. Guardo fiera negli occhi i miei torturatori. Sono loro gli immondi. Loro che debbono vergognarsi, non io che subisco e soffro. Sono gli ultimi istanti della mia vita e sento fortissimo richiamo dalla patria per la quale ho combattuto. E ora sono qui. Fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Stare siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. Stare siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste ombre nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. La storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia ne ha torto e ne ha ragione. Stare siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Gente, perché la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo che cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. Storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano.
stare siamo noi. Siamo noi, questo piatto di grano. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali al cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, il 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Italia liberata,
Italia con le bandiere, Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Resiste, come ha sempre resistito, grazie alle persone che non si sono mai arrese e che nemmeno oggi si arrendono. Rendiamo onore a tutti i protagonisti della resistenza che seppero sacrificare perfino la propria vita per la liberazione. E rendiamo onore a tutti coloro che in questo anno difficile hanno sacrificato la loro vita per salvarne altre. Dal febbraio 2020 abbiamo perso in Italia oltre 350 medici e quasi 100 tra operatori sanitari e sociosanitari. Sono 7.000 invece gli operatori sanitari morti nel mondo a causa del Covid. Molti sono caduti durante la prima ondata, quando i sistemi di protezione individuale erano pochi e la nostra conoscenza del virus inadeguata. Tanti resistono e muoiono ancora oggi. A loro va il nostro pensiero carico di ammirazione e di riconoscenza. Auspichiamo che il sacrificio di queste persone in nome di alti ideali come allora non sia vano. Possiamo dire che ciò che contraddistingue il sacrificio è la sua gratuità, è trascurare le conseguenze personali delle proprie scelte, se queste scelte sono ispirate a valori che si ritengono superiori perché appartengono a tutti e da tutti devono essere garantiti come diritti. Basterebbe considerare la grandezza e la nobiltà del sacrificio per comprendere il significato fondamentale della liberazione ed eliminare il rischio che la sua celebrazione si riduca ad una circostanza scontata, insignificante e per alcuni persino fastidiosa e imbarazzante. Quali parole usare allora per far comprendere alle persone della mia generazione e di quelle successive l'importanza del 25 aprile? Libertà, democrazia e sacrificio. Celebriamo il 25 aprile in casa, con le nostre famiglie, affinché tutte le generazioni siano consapevoli della nostra storia e si ritrovino unite nell'impegno di difendere e riaffermare quotidianamente, con coraggio, i valori della resistenza. La resistenza è sempre attuale, perché sempre attuale è la sua lezione di responsabilità civile. Essere cittadini liberati significa non essere mai indifferenti alle ingiustizie. Significa essere sempre capaci di un pensiero critico, pronti a farci carico delle sorti collettive di una patria che oggi, di fronte alla sfida di questa pandemia, deve essere allargata all'intero pianeta e alle generazioni future. Mi domando però se oggi saprà ritrovare se stesso il nostro paese, che appare più che mai vittima di un cambiamento epocale che sembra lasciare poco spazio all'ottimismo. La lotta per la liberazione ci ha insegnato che se un popolo non riesce a difendere i propri ideali, è destinato ad essere servo, a spegnersi, a lasciar soffocare ogni anelito di indipendenza, di autonomia. Ricordiamolo in questo nostro tempo che ci chiede di risvegliare gli ideali di allora, riportandoli nel presente e riconquistandoli ogni giorno, perché è nelle scelte quotidiane, nella costante riaffermazione di libertà, equità e giustizia, che si ricostruisce e si consolida una democrazia. Facciamo sì che non venga mai meno la memoria dei conflitti, dei periodi come quelli che stiamo vivendo, delle tragedie cui siamo sopravvissuti e del sacrificio dei caduti. È nella memoria che ci viene restituito il significato profondo del rispetto e del senso di appartenenza alle istituzioni democratiche che i nostri partigiani hanno amato, difeso e accompagnato perché potessimo ricostruire una società capace di garantire la convivenza civile, la pace e la libertà. Non dimentichiamo mai. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
mano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Che senso ha festeggiare ancora oggi, dopo più di 70 anni, il 25 aprile? Il 25 aprile non è la festa della libertà, ma della liberazione. E la liberazione non è uno stato di fatto, non è una condizione di natura. La liberazione è un processo, un cammino, in molti casi una conquista. Esistono ed esisteranno sempre, purtroppo, forze contrarie, oppressive, che tenteranno di violare le nostre libertà. E sarà necessario tenere sempre la guardia alta per saperle riconoscere e arginare. La democrazia è un bene che va costantemente nutrito e protetto. Ecco allora che il 25 aprile, più che una festa, è un monito, un invito a levare il nostro canto e ad urlare il nostro nome, semplicemente perché si possa continuare a cantare. E che il teatro sia ancora una volta il luogo che accoglie questo canto è un fatto magnifico e indicativo. Quante volte, infatti, nella storia del nostro paese, le persone si sono radunate in un teatro in nome della libertà. Forse perché si sente che questa è la casa dove la liberazione si compie ogni volta e dove in qualche modo siamo chiamati a rinascere e a sentirci di nuovo vivi. Buon 25 aprile, quindi, a tutti coloro che non sanno smettere di cantare.